Rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio, i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo e dare lustro e rilancio all'aspetto turistico del comune di Fiumicino. Sono solo alcune delle linee guida della mission del nuovo comitato tecnico-scientifico composto da 19 esperti del mondo del lavoro e 19 docenti dell'Istituto Istruzione Superiore Paolo Baffi di Fiumicino, presentato ufficialmente questa mattina. Noi vogliamo proprio incidere per far sì che i nostri ragazzi escano con competenze da poter spendere nel mondo del lavoro. E chi meglio del mondo del lavoro, dell'imprenditoria, può collaborare con la scuola? Una scuola che deve superare la vecchia logica di essere scuola disinteressata, ma interessata al mondo del lavoro, perché noi crediamo fortemente alla cultura del lavoro. E abbiamo invitato in questo comitato tecnico le più grandi imprese che abbiamo in Italia, l'aeroporto di Roma, l'azienda Maccarese, abbiamo i rappresentanti sindacali delle varie sigle degli stabilimenti balneari, dei più grandi alberghi della Federalberghi, abbiamo la zona archeologica dell'Oasi di Porto, ossia varie realtà a confronto per capire quali sono i bisogni reali dell'imprenditoria e noi tradurli in atti didattici. Ma noi vogliamo andare oltre perché il mondo del lavoro cambia rapidamente e le competizioni, i competitori sono ormai, è il pianeta che compete in questi settori, non c'è più il dazio. Per cui di conseguenza i nostri ragazzi devono essere proprio dei grandi guerrieri di pace che abbiano quella struttura mentale per potersi trovare a risolvere i vari problemi che si trovano di fronte. E quindi questo, ecco, questa coniugare l'impresa e la scuola. Ciò che nel passato non accadeva mai, perché la scuola era sempre un corpo separato. Vogliamo dare un contributo come Istituto Baffi e con il Comune di Fiumicino al rilancio proprio dell'economia del territorio, un territorio che ha come punto forte il turismo. Il problema nostro, e questo aiuta pure la causa, no? Per i nostri giovani, il problema nostro è come collocare Fiumicino nel mercato internazionale turistico. Noi, appena il bilancio del comune sarà approvato, ci adopereremo per far sì di poter attirare qui i più grandi tour operator nei paesi emergenti, quelli del cosiddetto BRICS, il Brasile, la Russia, l'India, la Cina e il Sudafrica, e fare in modo che possano venire qui, presentargli dei pacchetti su cui ci stiamo lavorando per poter far sì che venga inserito nei loro progetti decisionali per dare ai turisti di questi paesi l'opportunità di venire qui in zona.